Seconda edizione dello scontro tra numeri 1 nella doppia festa di organizzatore e di giocatore Francesco Galluccio. Anzitutto, come procede finora questa seconda edizione dopo l'esordio sassarese dell'anno scorso? Guarda, credo che stia andando tutto bene. Ci sono stati dei piccoli problemi tecnici per una questione della location, perché giustamente anche i bagnanti hanno i loro diritti. Ci siamo adeguati anche a loro per non creare troppi disagi a chi frequenta questa bellissima spiaggia, questo bellissimo posto, sperando che apprezzino lo sforzo che abbiamo fatto per cercare di portare qui 40 ragazzi tutto il giorno a darsi battaglia, a farsi anche a stare insieme, in amicizia, ma con un sano agonismo, un sano spirito di competizione. Portieri di diversa età, tu sei un po' un decano, almeno per quello che riguarda la provincia di Sassari. Hai fatto sia il portiere sul campo che il preparatore dei portieri. Chiediamo anche a te come va, com'è lo stato di salute dei giovani portieri, quantomeno dell'Interland sassarese. Guarda, io ultimamente ho lavorato sempre con giovani. E durante l'anno questi giovani sono stati affiancati da dei veterani, perché alla fine secondo me il giovane ha sempre bisogno di un veterano a fianco che gli insegna sia come comportarsi, a parte il preparatore dei portieri che deve fare sì sul suo specifico, però un veterano, il ragazzo deve guardare il grande che gioca, deve capire il grande come riesce a conquistarsi la fiducia di una linea di difesa. Figurito anche quest'anno come l'anno scorso a Sassari, però stavolta Alghero, padrino dello scontro tra numeri 1. Prima domanda è d'obbligo: che spettacolo stai vedendo? No, bello, quest'anno me la sto godendo ancora di più perché sono riuscito a vedere anche le fasi di qualificazione dei gironi. È una bella cosa, una bella iniziativa, mi piacerebbe anche a me quasi giocare potendo. Poi sì, padrino, perché comunque è anche un po' per la cabala, no? Ha portato bene, è un gruppo di amici, quindi sono contento di farne parte anche quest'anno. Quando potremo vederti finalmente sulle spiagge sarde a sfidarti con i tuoi corregionali? No, da una parte spero il più tardi possibile, perché magari vuol dire che non sarò contrattualizzato con nessuno, è una questione proprio di contratti, di disposizione della società, altrimenti l'avrei fatto molto volentieri. L'anno scorso Frosinone, vittoria del campionato, non sei riuscito ad agganciare la Serie A, quest'anno ci raccontavi a microfoni spenti, hai vinto il campionato di Serie B o comunque hai guadagnato la massima serie a Lecce, hai deciso di giocarti le tue carte nonostante l'arrivo di un concorrente importante tra i pali, sì, come sì. Gabriel. Sì, certo, ma l'anno scorso è stata fatta una scelta diversa insieme alla società per quello che si prospettava, quindi ho preferito tornare in B in una piazza importante come Lecce e rigiocarmi le mie possibilità titolare. Sono riuscito a riconquistarmi la Serie A sul campo, quest'anno sarà un piacere avere l'opportunità di misurarsi in un campionato dove manco da tantissimi anni, dove praticamente non l'ho mai fatto, quindi poi chiunque venga è ben accetto, la competizione può servire solo ad aiutare la squadra. Qui ad Alghero giocano tanti ragazzi sardi, al momento il più rappresentativo di tutti è sicuramente Nicolò Barella, ha guadagnato la maglia della nazionale passando da quella del Cagliari, per lui si parla di Inter. Chiediamo un giudizio sia sul ragazzo che sul giocatore, più sul primo visto che è meno conosciuto. No, Nicolò è un ragazzo eccezionale, si merita tutte queste opportunità, perché comunque oltre ad essere un giocatore secondo me straordinario, perché ha dimostrato di avere una personalità fuori dal comune per un ragazzo di quell'età, stesso in nazionale alla prima occasione ha subito colpito, è un ragazzo che sta facendo bene e speriamo che sia di buon auspicio per tanti altri ragazzi che stanno crescendo, che possano avere la possibilità di ripercorrere un po' le orme di questi giocatori che stanno facendo delle carriere importanti. Bellissima manifestazione,
organizzata molto bene, ci sono tanti ragazzi giovani e meno giovani, molto promettenti, è una bellissima giornata veramente. Io l'anno scorso non ho potuto partecipare perché proprio in quel giorno lì mi sposavo, quest'anno ho avuto la possibilità di venire e veramente ne sono felice perché è un bel ambiente, poi sono cose che fanno bene al movimento, diciamo, è anche bello ritrovarsi tra portieri e passare una giornata così in allegria. Guarda, il movimento secondo me ha fatto dei passi indietro purtroppo molto 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 grandi. Vedo che in eccellenza, in Serie D, in promozione, sempre meno loro giovani stanno giocando. Questa regola è da anni che, diciamo, quelli noi, vecchio stampo, riferisco un po' a Corsi, a Pierangeli, mi ricordo Pippo Zani, anni fa eravamo andati addirittura in federazione per lamentarci di questa cosa qua e oggi purtroppo abbiamo avuto ragione. È una regola che gli fa fare 2 anni da Leoni e poi diventa un problema. È un problema perché è un peccato, perché poi ci sono dei ragazzi che sono ancora giovani, non entrano nella regola ma sono ancora giovani, è un ruolo dove a 20 anni, 21 anni sei ancora giovane. Per dire, qua c'è Secchi che l'anno scorso ha fatto un grande campionato alla Torres, è un 98, c'è fuori la regola, sarebbe un peccato magari non vederlo confermato magari a certe categorie proprio perché esce dalla regola, quindi come ti ho detto ci sono fatti dei passi indietro, non vedo al momento grandi giovani 2000-2001 importanti, bisogna lavorare molto e la figura del preparatore in Sardegna ancora non è vista come dovrebbe e anche quello comunque è una figura molto importante, sperando che la società se ne accorgano perché se no portieri ne usciranno sempre meno. Parlare di Torres è sempre un po' difficile perché poi alla fine le parole vengono pesate, ognuno le pesa un po' a suo piacimento, quindi soprattutto gli ex giocatori che abbiamo dato molto per questa maglia, esporsi in qualche dichiarazione molte volte diventa anche antipatico. Io mi limito a dirti che sono un grande tifoso, rimarrò sempre un grande tifoso della Torres, per me la Torres è stato toccare la Serie A, quindi la vittoria più bella è stata quella di aver lasciato, lo dico sempre, un bellissimo ricordo comunque alla tifoseria e all'ambiente Torres. È normale che da tifoso spero con tutto il cuore che non si rifaccia un campionato come l'anno scorso perché la Torres merita altro, la Torres merita di fare una Serie C minimo, faccio fatica comunque a accettare anche una Torres che debba fare migliorare un campionato l'anno scorso, cioè la Torres deve vincere, deve puntare a vincere, poi sai il campo è sempre un'altra cosa, però puntare, dichiarare di voler vincere penso che sia una cosa fondamentale per chi gestisce la Torres, per chi gioca nella Torres, non ti puoi nascondere, quindi questo è fondamentale. La tifoso la seguo, stanno facendo abbastanza bene fino adesso, hanno preso un allenatore che ho avuto a Nuoro, un allenatore molto molto preparato che sa fare il suo e quindi hanno preso qualche ragazzo sardo, promettente, qualcuno già fermato, mi dispiace per Carlo Pica perché sono un grande amico e è un po' il rammarico che sai quando vedi questi ragazzi che fanno delle scelte importanti, scendono di categoria, mangiano tra virgolette un po' di cacca e poi magari non rimangono per delle piccolezze, perché poi alla fine penso che sia così, un po' di fastidio c'è, ma ti ripeto, ne sono arrivati altri, comunque sempre di Sassari, quindi forza e coraggio, speriamo di divertirci. Calcio regionale, ma aggiungo nazionale e anche di alto livelli, cresce un'azienda che ha origini in Sardegna, in particolar modo a Olbia, PTS, in tanti ne avete sentito parlare, ma che azienda è? Sì, tutto nacque circa 10 anni fa, tutto iniziò per gioco e poi diventò un lavoro. Oggi sta diventando una piccola realtà non solo per la Sardegna ma anche a livello nazionale, ecco, sono piccole soddisfazioni che crescono. Ecco.
I guanti li conosciamo da tempo, li abbiamo visto sui social, ci sono anche grandi portieri, anche di Serie A, che li utilizzano. Oggi abbiamo notato un modello di portiere qui, di pallone qui allo scontro tra numeri 1, che piace per tipologia di strumento, che caratteristica ha? È un pallone da beach soccer, prevalentemente è un materiale sintetico naturalmente, però morbido per poterlo calciare e non fare male al piedino nudo, diciamo, ecco. Raccontiamo, al di là del calcio regionale, dove sta arrivando questo brand? Ma questo brand, grazie a Dio, è arrivato negli Stati Uniti, è arrivato qualcosa anche in Cina, insomma, a piccoli passi stiamo prendendo piccole fette di mercato, anche se è difficile, una realtà per me è piccola ma è tanto grande veramente, perché lottare con i grandi marchi è qualcosa di impossibile oggi, quindi mi ritengo soddisfatto di quello che sto realizzando in questo momento, che è un mio piccolo sogno, ecco, in realtà. Per i portieri sardi e non solo, perché scegliere PTS? Ma io ho sposato il progetto sin dall'inizio, l'alta qualità, che è quella che contraddistingue il mio prodotto. Io cerco di fare il meglio che posso, il portiere deve avere, sia dal bambino all'adulto, deve avere un guanto di alta qualità. Non prendo neppure in considerazione un sottoprodotto, perché oggi vale solo la qualità. I canali social li conosciamo, la distribuzione come avviene invece? La distribuzione è tutta vendita online, prevalentemente non fornisco negozi, ma solo chi fa attività sui campi, dai preparatori alle scuole calcio, eccetera. Chi vuole provare, chi vuole acquistare il prodotto, dove deve andare? Sì, mi trova sui social, sul mio sito prevalentemente, ptssportwear.com, che li può acquistare tranquillamente. Di 5-0, giovane portiere quest'anno al Bosa di Scuola Torres, eccolo qua, il primo gol della finale, a firmarlo è proprio Antonio Secchi, si è aggiudicata Salvatore Pinna, storico portiere della Torres, ancora un gran gol qua di Antonio Secchi, colpisce collo pieno la squadra di Sassari. Ad aver trionfato nel corso di questa stagione, altro gran gol di Antonio Secchi, siamo 3-0, calciare da terra, sistema la zolla, calcia di collo pieno e trova il palo, che sfortunato. Come amico, 3-1, palla che batte sulla traversa e poi termina oltre la linea, dunque 3-1 per Blanca Gecic, da una traversa all'altra. È praticamente finita, c'è solo da stabilire il punteggio finale, con Blanca che potrà solo accorciare le distanze. E dunque Antonio Secchi, il campione di questa seconda edizione dello scontro tra numeri 1. Alla fine è arrivato questo titolo da un portiere di Scuola Torres l'anno scorso a un altro di Scuola Torres quest'anno. Sì, no, è sempre bello, sono cose belle da organizzare comunque. Ad Alghero lo sport è importante, quindi queste manifestazioni è sempre importante giocarle, anche per me, che ho sempre giocato a Sassari, però comunque sono di Alghero, quindi per me giocare nella mia città, fare quello che mi piace, cioè, è stato davvero divertente, insomma. Ho tanti amici, anche Gallo e Mariano hanno fatto davvero, cioè, un lavoro perfetto, perché a loro piace far divertire, a noi piace divertirci, quindi è stato perfetto. Soprattutto dai quarti in poi hai di fatto abbattuto i tuoi avversari, stavamo un po' scorrendo il risultato, 4-0, 5-0, adesso 3-1, ti sei scaldato col passare delle ore. No, mi hanno messo molto in difficoltà, soprattutto Melis, che comunque è un portiere a porto rotondo, davvero molto molto forte, e anche gli altri comunque sono stati difficili da battere, perché comunque la distanza non è tanta e parare a distanza ravvicinata è sempre un po' difficile, quindi è stata comunque una sfida molto difficile, molto divertente, impegnativa. È stata una giornata positiva, sono venuto senza farmi grandi aspettative, alla fine sono arrivato secondo, quindi meglio di così, poteva andare quasi, ma per un pelo, vabbè. Ho organizzato questa manifestazione perché abbiamo capito che qua ad Alghero
ci manca un po' questi eventi sullo sport in spiaggia, in estate, quindi è uscita l'idea con un paio di amici, abbiamo voluto organizzare questo evento qua e gli altri che forse più avanti riusciremo a fare. Abbiamo cercato sostegno sul comune di Alghero, che ci ha dato una mano, ci ha dato la possibilità di farlo in questa spiaggia e per farci conoscere anche come il nuovo locale di questa spiaggia del Lido, che piano piano inizia ad arrivare gente e siamo molto, molto, molto contenti. Io, guarda, sto cercando di ascoltare tutti, da chi ci ha dato la location, da chi è a fianco al nostro punto di appoggio, a voi che ci state seguendo già per il secondo anno. Io accetto tutto, in camero, e avrò un altro anno per pensare e cercare di sempre di migliorarlo.